Le sue dita sfiorarono la tastiera. Dalle canne d'organo, su un registro basso, uscirono le prime note. Una melodia sinuosa, colorita, esotica, dapprima. Poi si allargò, fu inghiottita da grida musicali che irrompevano dal silenzio, scaturivano da maledizioni antiche come il mondo, si spandevano negli abissi dell'universo, fra nebulosa e nebulosa, nel gelo e nelle tenebre, là dove Dio confinò i demoni ribelli. Quella musica racchiudeva in sé un dolore ed una gioia troppo grandi perché un uomo in carne e sangue riuscisse a sopportarla. Trasportava lontano, lontano, dove fuoco e gelo lottano per l'eternità. Johannes capiva che la sua vita non aveva più senso, perché aveva sperimentato la voluttà ed il dolore fino al limite estremo. Al di là c'era il nulla. Isabella sfiorò con le dita la tastiera in un rapido arpeggio di prova. Poi posò con forza le mani per il primo stupendo accordo. Fu come se improvvisamente tutta la sala e il castello fossero trasportati in un magico mondo pieno di fremiti e di angosce, di oscure minacce e di fallaci lusinghe. I suoni uscivano dalle canne, ora dolci, ora aspri, ora sospiri di speranza, ora gemiti di sofferenza. Peter non avrebbe mai creduto che l'organo fosse uno strumento adatto al jazz. Eppure, sotto le sue dita, le più spericolate acrobazie ritmiche, i più indiavolati virtuosismi si accompagnavano a una accorata sensualità. Ma sto diventando pazzo o che cosa? Pensò. Questa non è musica, è terrore. Fu il lampo di un pensiero, travolto poi da un'ondata corrosiva di sensualità. Tutte le donne e tutti i frettolosi piaceri da lui gustati durante la sua superficiale esistenza, venivano ora riproposti ai suoi sensi con una maggior plasticità, come liberati dall'involucro della borghese ipocrisia per esplodere selvaggi e sfrenati. Era il jazz vero quello, nato nelle profondità del cuor di tenebra dell'Africa antica. Oppure ispirato alla nera macumba tra serpenti velenosi e fattucchiere.